almeno la creiamo su, non faremo la ce la tagliamo, però almeno vediamo l'apertura del mare. Ora, comincio così, Vaissa Malach, ok, vi ricordate, la settimana abbiamo visto non pregare, e alla fine la Berma di Israele Vaissao chiede ai figli di Israele di partire. E alla fine abbiamo i due Midrashim in contraddizione, uno dice che si mettono a discutere, ognuno dice no, entro io per primo, entro io per primo nell'acqua, e alla fine la tribù di Beniamino entra nell'acqua. La seconda versione invece è che discutono, ma per il contrario, cioè dicono no, entra tu per primo, io non entro, e poi vai avanti tu, e poi alla fine c'è Nachshon ben Abinadav della tribù di Yehuda che prende l'iniziativa, entra in acqua e le acque si aprono. Comunque, noi non siamo ancora al momento in cui le acque si aprono, siamo al momento in cui Dio dice ai figli di partire. E poi c'è scritto questo: Vaisa Malach Elohim Aolech Lifnei Machane Israel Vayelech Meachareem Vaisa Amud Ha'anan Mipneihem Vayamod Meachareem. Mazal Tov! Mazal Tov! Nathan! Signora, che bello! Oggi è figlio di Dio. Sembrava che avesse ingoiato un po' così. Va bene, allora c'è scritto che Vaisa Malach Elohim e partì l'angelo di Dio che andava davanti al Machane Israel, davanti all'accampamento di Israele, Vayelech Meachareem, e andò dietro di loro. Quindi vi ricordate, ne avevamo parlato l'altra volta, l'angelo che va dietro, non davanti ma va dietro, l'angelo va sempre davanti, in questo caso va dietro. Anche Mosè andrà dietro al popolo. Insomma, è un caso in cui al popolo viene chiesto di prendere l'iniziativa, viene chiesto di andare avanti, non di seguire semplicemente Mosè, ma di andare avanti. E questo sarà quello che farà in realtà, ma insomma, comunque, insomma, c'è questo angelo che va dietro, poi c'è l'Amud e Anan davanti a loro, e anche l'Amud e Anan che andava davanti a loro, che la colonna di nube che andava davanti a loro andò dietro di loro. Ok, c'è una cosa che notano, che nota Rashi su questo verso. Il verso dice che partì il Malach Elohim, partì l'angelo di Elohim. Ora, Elohim nella Torah indica la Midat Hadin, cioè indica l'attributo della giustizia. Ed è abbastanza strano perché teoricamente Kriyat Yam Suf, il momento dell'apertura del mare, è un atto di grande misericordia nei confronti del popolo ebraico, e quindi insomma, è strano che ci sia invece in qualche modo l'angelo della giustizia che segue il popolo ebraico. Ci sono due risposte che si possono dare. La misericordia in questo caso ha due facce, perché è vero, ci potrebbe essere un atto di misericordia nei confronti del popolo ebraico, ma un atto di grande durezza nei confronti degli egiziani. Quindi insomma, sono due facce della stessa medaglia. C'è un popolo ebraico che viene salvato e ci sono gli egiziani che vengono uccisi. Quindi dire che semplicemente è un atto di misericordia è un po' troppo, in realtà non è un atto soltanto di misericordia, ma è anche una punizione.
ma c'è un Midrash che dice che in realtà tutta la Kriyat Yam Suf va sotto la, come si può dire, il cappello della giustizia. Perché? Perché in realtà nel momento dell'apertura del mare succede qualcosa, succede che il Sar Shel Mitzrayim, cioè l'angelo che rappresenta l'Egitto, si rivolge a Dio, si riempie di Chema, cioè si riempie di ira, si riscalda, si surriscalda. Si surriscalda perché? Perché il, scusate, la parola Chema è l'interpretazione di un verso in cui si parla di Chomà, cioè di muro, del fatto che le acque diventano un muro. Nel momento dell'apertura del mare le acque diventano un muro. Però la parola Chomà nella Shirat Hayam non è scritta, è scritta senza Vav, e quindi teoricamente si può leggere Chema. E Chema vuol dire ira. E questo è il punto di partenza del Midrash, che dice che l'angelo si riempie di ira. Perché si riempie di ira? Perché dice Allalu ovde avodazara ve allalu ovde avodazara. Questi sono idolatri e questi sono idolatri. E quindi perché punisci questi, salvi questi altri? Sono idolatri tutti e due. Il popolo ebraico ha fatto idolatria in Egitto, esattamente come gli egiziani. E allora perché vengono puniti gli egiziani e non gli ebrei? Ora, il Midrash dà una risposta a questa domanda, Dio darebbe una risposta a questa domanda dell'angelo, però la risposta è che c'è una differenza fondamentale. La differenza fondamentale, possiamo dire che sono, la differenza fondamentale è la schiavitù. La differenza fondamentale è che gli ebrei in realtà diventano idolatri in quanto schiavi, diventano idolatri in quanto sotto un giogo che non è soltanto un giogo materiale, ma anche un giogo spirituale. E quindi non possono essere considerati responsabili, perlomeno non responsabili completamente, di qualcosa che in qualche modo gli è stato imposto. Attenzione, imposto non vuol dire che qualcuno gli ha puntato le armi addosso per costringere l'idolatria, ma imposto da un'atmosfera, da una sottomissione che non è soltanto materiale, ma che è anche una sottomissione culturale. E quindi non sarebbero completamente responsabili della loro azione. Questa è l'idea, poi lo vedremo un po' meglio questo Midrash. Provo a riportarvi anche un'altra idea. Un'altra idea che riporta Rav Volb, a proposito del fatto che in questo caso si sia sotto giudizio, ve la leggo, perché Rav Volb. Rav Volb si attacca a una cosa che abbiamo detto l'altra volta. Quello che abbiamo detto l'altra volta è che il momento della Kriyat Yam Suf è un momento straordinario, cioè il Matitzak Elai che dice Moshe, che dice Dio a Moshe, in realtà vuol dire quello che sta per succedere è molto più in alto della tefillah che voi fate, è molto più in su della tefillah che voi fate. L'idea è che con la Kriyat Yam Suf si arrivi a qualcosa di straordinario, se per esempio un'esperienza profetica, e lo vedremo in quello che diranno gli ebrei nel momento della Kriyat Yam Suf, dicono Ze Eli Ve Anveu, è come se indicassero Dio con un dito, come se lo vedessero in quel momento lì, quindi arriva un'esperienza profetica. Insomma, la Kriyat Yam Suf, scusate, io faccio una richiesta quasi oscena fatta da me. Chiedo di spegnere l'aria, mi sta facendo male. Mi sta sentendo male. Sarà piace tua moglie. Sì, no, non mi hai chieduto di chiederlo, però. Ma è 20 a me, scusa!
No, mi sta di nuovo tornando. Ma è stato. Sì. Vuoi allertare? Non ce la fai? No. Serena magari. Che cosa? La finestra. Apriamo la finestra. Ma è tu che hai perso. Aspetta, vorrei che si spostare. Sì, forse, se no mi sposto di là. Sandra? Ma no. Ma no. Una bella... Arrivano. Fuori c'è freddo, noi abbiamo sì, tutto esatto. Sì, esatto. Sì, con la giacca di te. Però forse era anche un momento. Sì. Vabbè, proviamo, dai. Ok. Okay. Dai. Chi è il colpevole? Ok, va bene. Devo dire che sono stato malissimo una settimana, quindi no, devo no, dire no, che non voglio certo ripetere l'esperienza. Allora, che stavo dicendo? Allora, Chiati al Suf è un momento particolare, è un momento che, in cui si fa una specie di salto di qualità. Salto di qualità anche nel rapporto con Dio, salto di qualità anche nel miracolo a cui si sta assistendo. Ok. E quello che succede è che quando c'è un salto di qualità, c'è anche un altro modo di essere giudicati. Cioè, l'idea è questa. Gli ebrei fino adesso sono gli ebrei usciti dall'Egitto, sono gli ebrei dell'Egitto, eccetera, eccetera. In questo momento diventano, per un momento magari, ma diventano profeti. C'è un salto di qualità spirituale, ma il salto di qualità spirituale si paga. Il salto di qualità spirituale si paga perché si viene giudicati in maniera diversa. Ok, cioè l'idea è questa, che più si sale e più il giudizio è un sì, giudizio pesante. È più pesante. E quindi il popolo ebraico che sale è un popolo ebraico anche che ha un giudizio più pesante. Quello che non era, cioè la cosa strana di questa storia dell'angelo che dice gli ebrei sono idolatri, e la domanda è perché non l'ha detto in Egitto? Perché non l'ha detto fino adesso? Mica sono diventati idolatri oggi, anzi adesso magari ne sono usciti, perché non lo dice prima? Ora ci sono varie risposte a questa domanda, poi magari ne daremo un'altra. Però una domanda potrebbe essere, sì ma adesso siete state salendo in alto, e a questo punto se state salendo in alto ne pagate anche le conseguenze. Se state salendo in alto vi posso chiedere conto anche dell'idolatria, per quanto costretta, per quanto da sottomissione, però voi state salendo in alto e a questo punto vi chiedo conto. Scusa, ma c'era già stato il vitello d'oro? No. No. Stava passando il mare. Tra un paio d'anni ci arriveremo, vitello d'oro. Prima o poi ci arriviamo, adesso non abbiate tutta questa fretta, con i ritmi che abbiamo noi, ci vuole. Prima anche loro ci hanno messo tanto. Sì, sì, al vitello d'oro ci hanno messo pochissimo, noi non ci metteremo quel tempo, al vitello d'oro ci hanno messo 50 giorni, niente, anzi no, 90 giorni per il vitello d'oro, 3 mesi. Noi ci metteremo di più, va bene? Ok, va bene, andiamo avanti. E a questo punto abbiamo il momento dell'apertura. ויית משה את ידו על הים, ויורך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, וישם את הים לחרבה, ויבקרו המים. משה stese il suo braccio sul mare,
e Dio mandò, fece andare un sul mare, nel mare, o meglio, fece andare il mare con un vento orientale forte tutta la notte. Insomma, tutta la notte soffia un vento fortissimo. Soffia un vento spostissimo che sposta l'acqua del mare. E poi mise il mare come harava, come pianura, cosa di questo genere. Il mare diventa una pianura, vai vacua mai, e si spaccano le acque. Si spaccano le acque e, come sapete, le acque diventano un muro da una parte e dall'altra. Da dove lo sapete? Dalla Gadà. Dal film. Io dei disegni. Dieci comandamenti, ho capito, non mi ricordate la scena, ragazzi. Chi sa identica? Il muro d'acqua. Se il demilo, signore. Va bene? Ok, dalla Torah magari. Però insomma, De Mille. Guardiamo solo i disegnini, no? Ok. Ha tutti i libri per bambini. Le figure. Va bene. Ok. Domanda: a che serve questo vento? Perché mandare il vento? Che cosa? Me l'ero domandata anch'io. Ok, la domanda è: cosa serve questo vento? Per quanto possa essere forte questo vento, un vento talmente forte da spostare le acque e fare il muro d'acqua, altro che vento forte ci vuole. Siamo davanti. Allora, siamo davanti al miracolo più miracolo in assoluto, siamo al miracolo più spettacolare, al miracolo per antonomasia, al miracolo appunto da film, ok? Si fa sentire. Ok, che cos'è questa storia del vento? Che va avanti tutta la notte soffia questo vento fortissimo sull'acqua. Qual è questa, che serve questo vento? C'è una spiegazione che dà il Sefer HaChinuch. Sefer HaChinuch la dà non sul vento, ma la dà su un altro pasuk della Torah. Un altro pasuk della Torah che parla del fuoco che doveva ardere tutto il giorno nel Bet HaMikdash. Nel Mishkan, nel Bet HaMikdash, doveva esserci un fuoco che ardeva tutto il giorno. Domanda del Sefer HaChinuch: perché c'è bisogno del fuoco che arde? Che senso ha questa domanda? Per bruciare i sacrifici, a questo serve il fuoco. Il fuoco serve a bruciare i sacrifici. Piccolo problema è che il fuoco veniva dal cielo. Il fuoco che bruciava i sacrifici era un miracolo, almeno nel primo Bet HaMikdash. Okay? Nel primo Bet HaMikdash il fuoco scendeva dal cielo e bruciava i sacrifici. E allora, a cosa serve il fuoco per terra? Perché bisogna accendere il fuoco a terra? Ricordo soltanto una cosa, che quando c'è una sfida fra profeti del Baal, profeti idolatri e Eliyahu Hanavi, la sfida è di portare il fuoco dal cielo. E la condizione che pone Eliyahu, che pongono tutti quanti, è ovviamente che non si deve accendere fuoco, perché nessuno deve accendere fuochi a terra, nessuno deve accendere fuochi, il fuoco deve venire dal cielo, bisogna che il fuoco, mentre nel Bet HaMikdash il fuoco è acceso. Perché il fuoco è acceso? E Sefer HaChinuch dice: per nascondere il miracolo. Il miracolo va nascosto. Ci sono due aspetti di questa interpretazione. Che significa miracolo che deve essere nascosto? Da una parte, il miracolo deve essere nascosto perché si deve dare la possibilità di non crederci.
io devo sempre dare la possibilità di credere. Miracolo, credere al miracolo è un atto di emuna, è un atto di fede. Se il miracolo è troppo evidente non è più un atto di fede. E quindi è un atto che quindi non posso non credere, non posso non. Devo dare la possibilità di dire non c'è miracolo. Ok? Dato fra parentesi, possibilità che è stata ampiamente usata sull'apertura del mare. Conoscete la teoria della bassa marea? Sulla... Sì. Ok? Conoscete la risposta di un Hasid, non so chi fosse, allo scienziato che dice che miracolo, che cosa straordinaria la natura, che in quel momento il Mar Rosso non è più alto di 10 centimetri. E il Hasid che risponde, che miracolo straordinario, gli egiziani affogati in 10 centimetri d'acqua. Ok, però è stata sfruttata questa faccenda qui e il vento è fantastico, sembra veramente voler dare una mano a tutti quelli che vogliono dire che si tratta di un fenomeno naturale. Sembra che allora faccia di tutto per dire ok, volete crederci? Credete che sia così, credete che sia un fenomeno naturale. Perché? Perché bisogna dare la possibilità di sbagliare, questa è l'idea, c'è sempre la possibilità di sbagliare. Questa è l'interpretazione, vorrei portarvi però un'altra interpretazione, che non è, che è complementare a questa. L'altra interpretazione è che anche nelle cose più grandiose ci deve essere un po' di snoot. Un po' di pudore. Cioè, cos'era tzniut? La tzniut è il nascondere le cose. Ok? Tzniut è questo, nascondere le cose. L'idea è che in tutto ci debba essere tzniut. Allora, noi di tzniut parliamo a proposito del vestiario, va bene? Perché no, tzniut è quella che si copre. In realtà tzniut è un concetto molto più ampio nella tradizione ebraica. La tzniut in realtà è un atteggiamento. È un atteggiamento di non, insomma, in cui si riduce l'apparenza, si riduce al minimo possibile l'apparenza. E l'idea che anche nelle cose più appariscenti ci debba essere un po' di tzniut. Anche nelle cose più straordinariamente appariscenti, l'apertura del mare non può essere una cosa tzniut, ok, non ci si riesce anche volendo, non può essere una cosa tzniut. Bene, anche in una cosa del genere bisogna introdurre un po' di tzniut. È come se Ravolve usa un'espressione carina, è come se si avvolgesse il miracolo nella natura. È come se lo si incartasse dentro la natura, okay? Come fare una specie di, si dà il miracolo ma lo si incarta, okay? Lo si copre in qualche modo il miracolo. Perché? Perché l'insegnamento è che la troppa appariscenza comunque negativa, comunque, perfino nelle azioni divine, perfino Dio, c'è un Midrash molto noto, che riguarda il momento del Matan Torah. Il Midrash dice che la prima Torah che è stata data non c'è più. I primi 10 comandamenti si sono stati rotti, distrutti, eccetera, eccetera. Abbiamo avuto il vitello d'oro, visto che siamo arrivati al vitello d'oro, abbiamo avuto il vitello d'oro e poi abbiamo avuto la distruzione delle tavole. Le seconde tavole invece che sono state date molto in tono minore, in realtà, che sono state date, sono rimaste. Perché? Perché il primo è stato dato da tuoni, lampi, fulmini e saette e il secondo è stato dato bitzniut. E il secondo è stato dato con pudore. E quindi questa sarebbe la spiegazione. E quindi il miracolo avvolto nella natura, questa è l'idea che riporta Ravolve.
si tenta di avvolgere in qualche modo il miracolo naturale. Il miracolo rimane miracolo, però il miracolo viene avvolto in qualche modo nella, nella natura. Ok. Perché si avvolge nella natura? Scusa, non ho capito perché il miracolo... Il vento... No, no, l'ho capito questo, no, mi chiedevo per quale ragione tutto sommato non bisogna far capire che... sta, cioè, per quale ragione bisogna tenere nascosto, perché ci può essere qualcosa di negativo che quindi ci può non far cadere quello che volevamo, cioè quindi esiste nel pensiero ebraico qualcosa di... No, no, qualcosa di dici superstizioso. Questo volevo arrivare a dire. No, non credo che sia quello. Non credo che sia quello. Non credo che sia quello. L'idea è che più aumenta l'apparenza e più diminuisce l'interiorità. Questa è l'idea. Questa è l'idea. L'idea è che l'apparenza è in contrarietà, quindi assolutamente è un concetto di profondità, ok? Non lo dico sulle donne perché poi si arrabbiano, lasciamo perdere, possiamo. Ok, va bene. Sono in maggioranza. Ok. Ok, andiamo avanti. Con la Sana, che scusa. No, con la Sadik. No, non sono qua. Ok. Va bene. Descrive poi il modo in cui gli egiziani si avvicinano. Non leggiamo tutti i versi, ma il modo in cui si avvicinano, quello che vi ho detto è che si avvicina a un bikvedut con pesantezza. Ok, è la pesantezza dei carri, delle armi, sono pieni di cose, eccetera, eccetera, anche quello che li fa sprofondare di più nell'acqua, ma la pesantezza riguarda anche un atteggiamento mentale in qualche modo, cioè l'atteggiamento mentale è un atteggiamento pesante, l'atteggiamento pesante mentalmente è un momento di lontananza da Dio, questa è l'idea, questa sarebbe l'idea dietro. Ok. ויאמר השם אל משה נטה את ידך על הים וישובו המים על מצרים על יריחו ופרשה. E disse Dio a Mosè, stendi la tua mano sul mare e torneranno le acque sull'Egitto sui suoi carri, sui suoi cavalieri. Vayet Moshe tiadò alla Yam, Vayasho Vayam lifnot boker veetano, Umitzraim nasim likrato, Vayena'er Hashem et Mitzraim betoch hayam. E Moshe stendette la mano verso il mare, sul mare, e il mare ritornò verso mattina alla sua condizione normale, e gli egiziani fuggivano verso di lui, andavano verso il mare che li avrebbe affogati. Vainae Hashem et Mitzrayim, e Dio scosse gli egiziani dentro il mare. Ok, non è una bellissima immagine. Scarabia, vuol dire che... Che li fece secondo, sì, ma indica anche il modo in cui muoiono. Vengono, secondo il Midrash, vengono tirati su e tirati giù, tirati su e tirati giù. Ok. וישוב המים ויחסו את הרכב ואת פרשי לכל חפרו הבאים אחריהם, בים לא נשאר בהם עד אחד. Tornarono le acque e coprirono i carri e i cavalieri e tutto l'esercito del faraone che veniva dietro di loro nel mare. Non rimase di essi neanche uno. Uvene Israele chubei abasha betoch hayam v'amar lahem choma mimin hayom misevulam. E i figli di Israele andarono nella,
al secco, dentro l'acqua, e il mare fu per loro un muro da destra a sinistra, il muro è qui nella parasha. ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, והיה ישראל את מצרים, מת על שפת הים, והיה ישראל את היה גדולה, שעשה השם את מצרים, והוא עמד על ה' וימינו באדוני ומשה אותו. E salvò Hashem in quel giorno Israel dalla mano dell'Egitto, e vide Israel l'Egitto morto sulla riva del mare, e vide Israel la grande mano che aveva fatto Dio in Egitto, ed ebbero timore di Hashem, ed ebbero fede in Hashem e in Moshe suo servo. Dopodiché comincia la Shia. Ok, allora, questi versi, Sandra, sei a giacca? No, non so, forse non sto bene, forse non sto bene, non so. Freddo, come non sto bene, anch'io ho freddo. Tu sei freddo, io ho freddo, chiudiamo. No, ma forse è vero. Scusate. Vado contro la natura, non c'è niente. Va bene, ok. Sì. Allora, questi versi, che sono versi epici, si concludono con un verso molto famoso, Beyamino, Bashem, Moshardò, ed ebbero fede in Dio, in Moshe, in Hashem e in Moshe suo servo. Ok? È il verso dell'Emunà, uno dei versi fondamentali che riguarda l'Emunà, che riguarda la fede nella Torah. Allora, però in questo verso ci sono molte cose, in questi versi ci sono molte cose. Beh, c'è innanzitutto la morte degli egiziani, e su questo c'è ben poco da giocare, nel senso che la cosa è molto evidente, viene descritta con molta evidenza, viene descritta con, tra l'altro entrando nei particolari, viene e sembra che questo, o meglio senza sembra, e questo è il momento culminante dell'uscita dall'Egitto. Avviene al settimo giorno dell'uscita dall'Egitto, il Shevi'i Shel Pesach, il momento del passaggio del mare è questo, ed è considerato il momento culminante dell'uscita dall'Egitto, il momento più alto, è il momento in cui il popolo ebraico arriva a una visione di Dio, se li vediamo vero, quello che vi ho detto prima, lo vedremo quando parliamo della Shirah, è il momento in cui c'è scritto Vayosh Hashem Bayomu Yisrael Miyam Yisrael, e salvò in quel momento Hashem Israel dalla mano dell'Egitto. Questo verbo, il verbo che riguarda la Yeshua, cioè la salvezza, viene usato qui e non viene usato per esempio l'uscita dall'Egitto. Non viene usato questo verbo qui. Insomma, è il momento di conclusione dell'uscita dall'Egitto. Il momento della conclusione è sicuramente il passaggio del mare, è sicuramente
il grande miracolo, è sicuramente la salvezza del popolo ebraico, ma è anche la morte degli egiziani. Okay? C'è poco da fare, chiunque legga questo testo legge questo, cioè, possiamo girarci intorno quanto vogliamo, però chiunque legga questo testo legge questo. E questo può essere un problema, o può non esserlo, personalmente non ritengo che sia un problema, però per qualcuno vuole. Vi ho già raccontato la storia del professore di Pavia. Ok, sì, feci una volta una conferenza e dissi che... Non mi ricordo se era Pavia, non mi ricordo se fosse Pavia. Feci una conferenza all'università. Non so neanche su cosa fosse, l'unica cosa che mi ricordo di questa immagine qui, non mi ricordo neanche di cosa parlava la conferenza, e a un certo punto dissi che il momento della salvezza è anche la punizione degli egiziani, cioè nella salvezza c'è anche la punizione degli egiziani. Questo si arrabbiò tantissimo, per un po' sei me ne vado, si arrabbiò tantissimo e disse: ecco il Dio vendicativo degli ebrei. Okay. Niente di nuovo. Questo mi disse, e disse: sì, va bene, d'accordo, prendo pure il Dio vendicativo. Allora, ora io sinceramente. Vorrei chiedere una cosa, non so esattamente se ho capito tutto quello che dicono i Hachamim su questa faccenda. I Hachamim dicono tante cose su questa cosa. Quello che dicono è che qui noi assistiamo all'applicazione della Middat Adin, che qui assistiamo all'applicazione da parte di Dio dell'attributo della giustizia. È uno dei pochi casi in cui noi possiamo assistere a Dio che fa giustizia. E l'idea è che questo momento è un momento grande, che comunque il momento in cui si fa giustizia è un momento grande, perché è rarissimo. In realtà è rarissimo, perché? Perché in realtà ciò a cui normalmente si assiste non è questo, normalmente si assiste alla misericordia, ok? È sottolineata moltissime volte la tradizione ebraica. Qui invece assistiamo a un atto di giustizia. E questo è considerato qualcosa di grandioso. Guardate, c'è una cosa stranissima in quello che viene detto qui. La cosa strana è questa: Vayu Aam et Hashem v'yaminu b'Hashem Moshe Ado. E il popolo ebbe timore di Dio e credettero in Dio e in Moshe suo servo. Qua c'è di strano in questa faccenda. In questo verso. Perché il timore prevale su tutto il miracolo, su tutto. No, possiamo anche dire che sia la fede che prevale, perché è l'ultima cosa che mi ha detto, se siamo in un crescendo, è la fede. Possiamo anche interpretare così. Ma credo che sia il sabato di Norburgung, non so mai come dire, questo non riesco mai a pronunciarla, uno dei gruppi della Tenuata Musara dice che doveva dire il contrario. Ebbero fede in Dio. Dopo aver avuto fede, cioè teoricamente il rapporto c'è, cioè prima la fede e poi il timore, prima si ha fede in Dio e poi si ha timore di Dio, okay? Il rapporto logico dovrebbe essere questo, e lui dice che evidentemente non è così, evidentemente la cosa non funziona necessariamente così, non funziona necessariamente che c'è prima fede e poi timore. Lui dà varie risposte, o meglio in realtà non lui. Lui dà una sola risposta, poi c'è un'altra risposta data da un altro esponente della Tanata Musar, che è Rabbi Yerucham Leibovitz, e riporto tutte e due. La risposta che dà lui è questa, che il timore può essere non legato alla fede. Lui dice una cosa notevole, lui dice che ci possono essere uomini di fede che non hanno timore di Dio, o che hanno poco timore di Dio, e ci possono essere uomini che non hanno fede e che hanno timore. Chiaramente intendendo per timore dei limiti che non si possono varcare. Questo intende per timore il Sabbath di un limite da non varcare. Questo è il timore. Il timore è il senso del limite, è il senso di qualcosa
che per motivi morali, per qualunque altro motivo, non si può, da cui non si può andare oltre. Questo non si può fare, comunque non si può fare. Ok? Lui porta un paio di esempi di persone che possono non avere fede e avere un limite da non superare. Uno degli esempi che porta sono persone, per esempio, che non hanno fede e non mangiano maiale. È un esempio di Rata Shem, dice, è comunque un esempio di Rata Shem, perché non devo mangiare maiale? Perché mi pongo un limite del genere se non ho fede in Dio? Che grazie di te? Lui dice, è un esempio di timore senza fede, è un esempio di timore di Dio senza fede. Magari loro non credono che sia quello, ma è un esempio di timore di Dio senza fede. Ha conosciuto quello che ha raccontato Safran Foer, il scrittore americano, sulla nonna? Sulla nonna, sappiamo quello che ha scritto, ogni cosa illuminata. Lei un'intervista sul Corriere e racconta questa storia straordinaria su sua nonna. La storia che racconta è questa. Dice, mia nonna a un certo punto mi ha raccontato, bontà sua, ogni tanto mi raccontava qualcosa del tempo della guerra, eccetera, eccetera. Mi ha detto che sono fuggiti alle Russie, sono messi a scappare da tutte le parti. Che problema è? La fame, ovviamente, c'è a un certo punto un contadino russo mi porta, preso da pietà nei confronti, mi porta un panino con non so, una specie di porchetta, una cosa di questo genere. Allora, e lui gli dice, ti ha salvato la vita. Non mica l'ho mangiato. Come l'hai mangiato? Io non mangio maiale. Mangio maiale, niente. Io non mangio maiale. Attenzione, questo qui non è alaha. Attenzione, è il. Questo non lo supero. Questo è un limite che non supero. Che va al di là, non c'entra niente con l'alaha. Chiaramente, dal punto di vista dell'alaha, in quel momento doveva mangiarlo il panino. Ok? Però questo è un limite che mi pongo, che non ha neanche a che fare, non è più neanche un limite religioso. Quello non si fa. Qualunque cosa succeda, non lo faccio, qualunque cosa succeda. È un esempio di timore senza necessariamente che ci sia la fede, senza le regole alatiche, senza. E può essere in varie cose, ci sono, può essere problemi di tipo morale, di rapporti con gli altri, eccetera, eccetera. Può essere lo stesso tipo di cosa. Questa cosa non si fa, comunque non si fa. Costi quel che costi con il prezzo che deve costare. Questa è la spiegazione che dà il Sabba di Norbrook. E cioè, ci possono essere persone che invece hanno fede, però non hanno questo senso del limite così forte. Nel senso che hanno sempre l'idea che il limite in alcune occasioni si possa superare. Ok? E quello, e quindi non c'è la trascenda da quel punto di vista. Questa è la spiegazione. L'altra spiegazione era da Rabbi Yochanan Leibowitz, una spiegazione molto più complicata, è lunga, provo a sintetizzare, vediamo un po', non parto da quello che dice lui perché sennò non ne usciamo. Lui dice sostanzialmente questo, lui usa un'immagine, l'immagine che usa è questo. Perché il timore prima della fede? Perché non si può parlare di fede come un ubriaco. Ok, e adesso proviamo a capire. Qual è l'idea? L'idea è che per poter parlare di fede deve esserci consapevolezza, coscienza. Ok? Se non c'è consapevolezza, io non posso parlare di fede. Però, secondo Yerucham Leibowitz, la condizione di ubriacatura è una condizione umana. Siamo tutti ubriachi. E lo porta come punto di partenza una cosa che dice Rashi su Bereshit. C'è scritto Ra'aretz ha'etah tohu vavohu, e su Tohu Rashi porta una traduzione
nel suo francese, e la traduzione è, spero di pronunciarlo bene, Eton Disson, una cosa di questo genere, che Rabbi Yoham traduce come sonno. Torpore, una cosa di questo genere, torpore sonno. Io non so, la mia ignoranza dal francese avrei detto stordimento, però non so se vuol dire questo. Io parlo stordimento. Sì, stordimento. Madrelingua francese. Sì. Beh, comunque l'idea, attenzione qual è? L'idea, Rashid ha la stessa spiegazione in una delle maledizioni della parasha di Bechukotai, che Dio colpisce Bethimon Levav, e anche lì usa la stessa traduzione, questo è Tordison. Che vuol dire? Vuol dire che insomma, nel mondo c'è una certa quantità di stordimento e di torpore. Che Dio mette nel mondo una certa quantità di stordimento e di torpore che ci impedisce di vedere la realtà, che ci blocca la visione della realtà per quello che è. Noi crediamo di vedere la realtà, ma la vediamo come la vede una persona mezza addormentata, sostanzialmente, una persona stordita. Noi non ci rendiamo conto di essere storditi, ma siamo storditi. In questo senso usa l'immagine dell'ubriaco. L'ubriaco vede una realtà, ma vede una realtà deformata. Noi vediamo una realtà deformata senza rendercene conto, credendo di vedere una realtà non deformata, in realtà vediamo una realtà deformata. Ci sono dei momenti in cui non vediamo più la realtà deformata. E questa, dice Yoham Levov, è l'Irat Hashem. L'Irat Hashem è il momento in cui riusciamo a non vedere per un momento la realtà deformata. Quando la realtà ci appare per quello che è un momento raro in cui riusciamo a uscire dall'ubriacatura e vedere la realtà per quello che è. Qual era la realtà deformata che vedevano gli ebrei? La realtà deformata che vedevano gli ebrei, che hanno continuato a vedere fino al momento dell'apertura del mare, era la terribile potenza egiziana, che hanno continuato a vedere anche dopo che sono usciti dall'Egitto. Non ne sono affatto usciti dal vedere la terribile potenza. Sono terrorizzati dagli egiziani che li inseguono. Non riescono a vedere scampo in nessun modo. Non riescono a vedere la possibilità di combatterli. Non c'è nessuna possibilità di combattere. Non ci pensano neanche un minuto. Nessun ebreo propone andiamo a combattere. Nessuno propone combattiamo, non c'è la possibilità, sono la potenza in assoluto, sono la potenza invincibile, sono la potenza davanti a cui non è neanche pensabile mettersi davanti. Che cosa vedono? Vedono gli egiziani affogare il mare. Vedono questa potenza, il testo usa Mitzrayim, non usa gli egiziani, usa l'Egitto che affonda il mare, vedono l'Egitto affondare il mare. Vedono questo, vedono l'Egitto affondare in mare. In questo momento si rendono conto che l'Egitto non è questa potenza pazzesca. Si rendono conto che anche l'Egitto è suscettibile di fine. Può finire anche l'Egitto. Ok. Può finire tutto, può finire anche la potenza più grande. Quella è l'immagine terribile della scala di Yaakov secondo il famoso Midrash che dice che Yaakov quando sogna la scala con gli angeli che salgono e scendono vede le nazioni che salgono e scendono e vede la scala della storia come la chiamò un rabbino tripolino italiano che è Yehuda Zigdun, la scala della storia in cui tutti salgono e scendono. Però il Midrash è terribile perché il Midrash dice che Yaakov, vi ricordo che questo Midrash viene scritto nei tempi della massima potenza dell'impero romano, il Midrash dice, vede una nazione, simboleggiata dall'aquila, del Midrash,
che sale e non scende. Quello che vede è una nazione che non scende, vede qualcosa che non scende, e questa è l'immagine terribile, è veramente l'immagine terribile, è questa l'immagine che rivelano dell'Egitto, di qualcosa che non sconfiggerà mai nessuno, che potrebbe essere una sconfitta mentale, ma non sconfiggerà mai nessuno, vede qualcosa che non scende, vede Roma che non scende, questo vede secondo mi piace la colonna della scala, e Dio gli dice, se anche metterà il suo nido tra le lacrime, metterà il suo nido fra le stelle, di là la farò scendere. E questo è il messaggio del Midrash, lo farò scendere. Guardate, dire un Midrash del genere nel momento in cui Roma è alla massima potenza è grandioso. Di là la farò scendere. Beh, questo è il momento in cui gli ebrei vedono scendere la potenza che sta fra le stelle. In questo momento gli ebrei vedono scendere veramente, materialmente, la potenza che sta fra le stelle. È un momento straordinario di consapevolezza che il mondo non è il mondo che hanno visto fino adesso, che la loro visione della realtà era una visione deformata della realtà, che la loro visione della realtà era una visione da ubriachi, anche se sembrava la visione più realistica possibile della realtà, e questa visione a noi sembra una visione deformata, l'Egitto che affonda. E invece l'Egitto che affonda è la realtà, l'Egitto che sta fra le stelle non è la realtà. In realtà l'Egitto che sta fra le stelle è una realtà deformata. Questa è l'ira secondo Yocham Leibowitz. Il timore è questo, è improvvisamente vedere la realtà per quello che suscita timore, attenzione. Perché suscita timore? Perché in realtà ti dice anche che non esiste potenza umana che possa resistere. Che tutto è fragile in realtà, è un'immagine da una parte di liberazione, ma dall'altra è un'immagine di grande fragilità, è l'immagine dell'inesistenza della potenza umana, del fatto che tutto è polvere, del fatto che tutto si riduce in polvere, questa è l'immagine. E questa immagine precede la fede, perché in questo momento, dice la Cavallero, si può parlare con una persona perché non è più ubriaca. Il popolo ebraico in questo momento esce dall'ubriacatura della visione della realtà con l'Egitto al centro dell'universo, con l'Egitto invincibile al centro dell'universo. Questa è la visione della realtà da cui esce in questo momento. Magari non ne uscirà definitivamente, ma questa è la visione da cui esce. E questo è il momento del Iran. Dopo arriva il momento delle monà. Interrompere qui sulle monà, facciamo una lezione a parte. Grazie. Sì, va bene, no, perché no, era sulla cosa. In realtà volevo andare avanti sulle monà, perché sulle monà. È in agosto niente? La giustizia sarebbe la punizione in pratica. C'è sempre la giustizia consiste nella punizione.